grido che si fa eco nei cuori, che si fa opera di misericordia, che diventa voce degli esclusi, dei poveri, degli ammalati e sofferenti. Papa Francesco ha indicato la via partecipante alla conferenza internazionale promossa dal Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari sul tema La cultura della salus e dell'accoglienza al servizio dell'uomo e del pianeta, svoltasi in Vaticano. Ricevendoli in udienza, il Papa ha sottolineato loro che la cultura della salus è accoglienza, compassione, comprensione e perdono e che la cultura dello scarto non è in nessun modo cristiana. Questa mentalità è parente della cosiddetta medicina dei desideri, un costume sempre più diffuso nei paesi ricchi, caratterizzato dalla ricerca ad ogni costo della perfezione fisica, nell'illusione dell'eterna giovinezza, un costume che induce appunto a scartare o ad emarginare chi non è efficiente, chi viene visto come un peso, un disturbo, o che è brutto semplicemente. Parole che sono risuonate negli interventi della conferenza ispirata dalla Laudato Si di Papa Francesco. Di fronte ai cambiamenti climatici, con conseguenze sulla salute delle persone più deboli e povere, è necessaria una conversione del cuore al Vangelo della creazione. Un'indicazione utile anche in vista del prossimo vertice sul clima di Parigi. Hans-Joachim Schellenhuber, direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research. We have to give up this culture of waste, you know? Dobbiamo abbandonare la cultura dello scarto, la cultura dell'eccesso, quella cultura dell'eccesso dell'avere e del volere, per così dire. E questa è una parte molto importante dell'enciclica. Se cambiamo stile di vita e diventiamo più modesti, cercando di usare meno risorse del mondo naturale, questo sarà il modo più efficace e più rapido per salvaguardare la creazione. We have to change our wrong ways. Dobbiamo passare dalla cultura dello scarto a quella della cura. Quando questo principio raggiungerà l'anima delle persone, farà la differenza. Non tanto facendo presa sui capi di Stato e di governo, quanto convincendo le persone comuni. Si tratta di un approccio dalla base al vertice, in fin dei conti. Nel titolo della conferenza si fa riferimento all'accoglienza. In questo particolare momento l'Italia è in prima linea nel gestire l'ondata migratoria nata sulla scia di guerre e carestie con pesanti conseguenze sulla salute dei profughi. Raniero Guerra, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute italiano. Il mio ufficio ha gestito un quarto di milione di arrivi nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Noi facciamo con i medici nostri a bordo nave o in banchina una verifica rapida della presenza o meno di sospetti di patologie trasmissibili e isoliamo le persone che riteniamo appunto sospette. Queste persone provengono da sistemi sanitari che sono stati semidistrutti da guerre guerreggiate oppure comunque da carestie, da carenza di risorse economico-finanziarie, da problematiche che affliggono il sistema sanitario di partenza. Quindi arrivano non vaccinate a loro volta. Per loro, profughi e migranti, Papa Francesco ha chiesto agli operatori sanitari di diventare nuovi testimoni di misericordia.